seconda restituzione relativa il piano strategico 2021-2023. Ditemi poi Buonasera, buonasera. quando si sono collegate. Buonasera, ecco, state arrivando tutti quanti. Buonasera a tutti, ben Buonasera. ritrovati. Buonasera. Sera. Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Attentamente Buonasera. tutti quanti. Eravate un buon numero, più di 60 in attesa per questa seconda parte dell'incontro che verterà sul piano strategico metropolitano 2021-2023. Vi preghiamo di spegnere i microfoni, semplicemente in modo tale che possiamo dare l'avvio a questa seconda parte dell'incontro. Ecco, mi dicono dalla regia che ci siamo collegati tutti, quindi non ci sono persone che attendono nella sala d'attesa. È una scaletta che prevede quattro interventi, il primo dei quali a cura del consigliere delegato Dimitri De Vita, consigliere delegato della città metropolitana. Dimitri, se è collegato, le prego di attivare il microfono per i consueti Io ci saluti. sono, però dovete attivarmi voi, perché. No, noi la sentiamo. Adesso metteremo subito lo spotlight su di lei in maniera che si veda in primo piano. Ecco. Siamo arrivati, la Voi mi vediamo. vedete? Sì, Vabbè, se voi mi vedete e mi sentite, non c'è nessun problema. Io vado anche speditamente perché chiaramente abbiamo circa 20 minuti di ritardo. Ringrazio comunque tutto l'ufficio di piano territoriale che ci ha preceduti. Ringrazio soprattutto l'architetto Mortari per aver ridotto in gran parte il suo intervento e proprio per darci la possibilità di intervenire. Siamo ormai alla fase finale di questo. Di questo inizio di questo grande lavoro, perché adesso poi si tratterà di strutturare in maniera propositiva e soprattutto con un'ampia visione strategica tutti quelli che sono stati i contributi raccolti. Noi oggi andiamo nella cosiddetta restituzione, perché di fatto dobbiamo ritornare agli stakeholder, che ricordiamo essere anche i cittadini, quindi non solo le amministrazioni e le associazioni che hanno partecipato in maniera molto intensa, ed è francamente mai come ci saremmo immaginati, verosimilmente la possibilità di collegarci tutti quanti via internet ha permesso un'ampia partecipazione. E una cosa che ho rilevato è stata l'ampia trasversalità di visione e di proposte che si è avuta dalle varie zone omogenee. C'è una cosa, diciamo che l'attenzione ai servizi, come per esempio il digitale e la mobilità, accomuna per esempio tutte le zone rurali e montane, e questa è una caratteristica per noi fondamentale. Allora, nel restituire oggi tutto, poi chiaramente lascerò la parola agli altri, è evidente la direzione che dobbiamo percorrere. È una direzione che vedrà, per quanto ci riguarda e poi i nostri investimenti, l'attenzione massima sicuramente attraverso il piano urbano di mobilità sostenibile, che è parte integrante come il PTG, del quale si è parlato prima, del piano strategico. E questo vorrà dire che la connessione comunque al centro e la possibilità di rendere in termini di servizi policentrici la città metropolitana resta una priorità. Vale a dire che noi sul nostro territorio non possiamo più permetterci di avere delle zone completamente scoperte dal digitale, ovvero delle zone che non hanno la possibilità di accedere al servizio pubblico. Questa è una situazione intollerabile per una città metropolitana, così come sono intollerabili le disuguaglianze che noi abbiamo sul nostro territorio e per le quali c'è molto da fare. Una particolare attenzione che io metto in termini risolutivi in merito alle problematiche emerse sullo spopolamento, sulla disoccupazione e sull'invecchiamento della popolazione in generale, io darò grosso risalto a quella che è l'innovazione sociale. Il terzo settore, mai come adesso, diventa fondamentale. Io ti ho dato un'occhiata al Next Generation EU e a quelle che sono le linee guida del governo. Se ne parla, però, non
mi sarei aspettato, almeno sul piano politico, una maggiore attenzione proprio in questo ambito, un maggiore spazio anche finanziario, però è qualcosa che evidentemente dovremo saperci gestire, grazie soprattutto a quelle che sono le risorse dell'associazionismo e di un partenariato pubblico-privato che necessariamente dovrà essere attuato sul nostro territorio. Perché la disuguaglianza è una cosa che va trattata, è una cosa fondamentale, così come soprattutto va visto il quadro di diminuzione di performance della città metropolitana di Torino che si è avuta negli ultimi anni. Noi prepariamoci ad un 2021 con un crollo del PIL, prepariamoci a dati sulla disoccupazione ancora più drammatici di quelli che oggi abbiamo, perché ricordiamo che oggi i dati che abbiamo davanti ai nostri occhi sono dei dati calmierati, anestetizzati, se vogliamo utilizzare un altro termine, dal blocco di licenziamenti, ed è un qualcosa che certamente non si potrà prolungare per molto tempo, per cui la situazione futura è particolarmente gravosa. Ho notato che deve migliorare sicuramente il matching nel mondo del lavoro tra le imprese e i giovani. E per far questo bisogna attivarsi anche all'interno delle stesse imprese e nell'incontro che ci sia tra la formazione dei giovani e la possibilità di entrare nel mondo imprenditoriale, sia come imprenditori, sia come lavoratori dipendenti. Ma questo vuol dire che al termine del proprio ciclo preparatorio il giovane lavoratore sia in condizioni di rispondere a quelle che sono le esigenze delle imprese. Ma non basta solamente muoversi sul piano della formazione professionale, bisogna muoversi soprattutto all'interno delle imprese, bisogna spingere le imprese, anche finanziandole, a fare formazione al proprio interno. L'apprendistato deve essere un qualcosa che va rilanciato nel nostro territorio, un qualcosa che se andiamo a vedere anche con quello che accade per esempio con le imprese del Nord-Est, noi abbiamo di valori di personale che aderisce all'apprendistato creato in azienda veramente basso, e questo è un qualcosa che la città metropolitana non può permettere. Ci sono tanti altri punti di caduta, ci sono tante altre diminuzioni sul nostro territorio, per cui mi fermo qui sapendo bene che tutto questo dovrà rientrare nell'ambito di una visione rigorosa, nell'ambito di una progettualità e nell'ambito di strategie che dovranno essere collegate e trasversali tra di loro, perché è impensabile parlare di diritto al lavoro se non c'è un diritto al trasporto, se non c'è un diritto alla salute. E questo vuol dire anche rivedere alcune vecchio paradigma della centralizzazione ospedaliera, che va bene per quanto riguarda i grandi interventi, va bene l'utilizzo della telemedicina sul territorio, però ricordiamoci che ci sono alcune situazioni che necessitano comunque sul piano sanitario di avere dei presidi territoriali. Del resto lo stesso iperaccentramento di persone e la pandemia ci insegna che una struttura policentrica è sicuramente meglio di una struttura unicentrica come quella lì che oggi viviamo nella città metropolitana. La città metropolitana a Torino come centro va benissimo, però è chiaro che attraverso l'innovazione tecnologica, attraverso il trasferimento tecnologico, attraverso soprattutto la capacità delle micro e piccole imprese del nostro territorio è possibile aumentare non solo il prodotto interno lordo, ma aumentare la crescita, lo sviluppo di questo territorio che vive di micro e piccola impresa. Non abbiamo dimenticato il manifatturiero che esiste, che comunque sia dà ancora una grossa forza alla nostra capacità di crescita e di sviluppo, ma va da sé che il tutto oggi, almeno per il 99% di imprese, è formato da micro e piccole. Questa è una considerazione che va fatta, il mercato va visto per quello che è. Io non posso certamente obbligare alle micro e piccole di aggregarsi oppure di aumentare la loro crescita dimensionale a meno che non lo richiede il mercato oppure se non è una situazione anelata dalle stesse. Per cui su questi temi noi non entreremo, il mercato ha le sue regole, però dobbiamo mettere in condizione i nostri imprenditori di saper reggere a quelle che sono le sfide del mercato e comunque di assumere e di creare valore aggiunto, come del resto hanno fatto sino ad oggi. Il tema della burocrazia, che è anche un altro tema molto sentito e soprattutto dei grossi passaggi,
da un punto di vista territoriale, e noi come ente ci siamo attivati per quanto riguarda l'attività dei SUAP, è veramente limitata. Il problema è di natura nazionale, legislativo, per cui i grossi intoppi che abbiamo di carattere, i ritardi della giustizia civile, i ritardi derivanti dall'eccessiva burocrazia, è un qualcosa che noi comunque dobbiamo demandare al governo regionale e a quello nazionale, e su questo possiamo solamente fare funzioni di moral suasion, ma non possiamo andare oltre, e muoverci solamente su quelle che sono le nostre tematiche territoriali, e quindi cercare di digitalizzare e soprattutto di accelerare tutti i processi per quelli che sono di nostra competenza. Lascio adesso la parola agli altri. Io ringrazio, per la verità, in maniera molto sentita sia l'INCS, sia l'Università di Torino, sia il Politecnico di Torino. Reputo che questa volta l'ausilio del mondo universitario sia stato fondante e fondamentale, questo non solo per riuscire a mettere insieme le proposte che ci sono derivate dal territorio, ma soprattutto per dare una consistenza rigorosa sul piano metodologico e scientifico a quelle che sono le richieste che oggi conosciamo bene del territorio, ma soprattutto a fare in modo che queste qui poi possano prendere piede e svilupparsi nel futuro, e che un domani quelli che ci seguiranno e quelli che chiaramente dovranno poi attuare quello che oggi stiamo proponendo e quello che reputiamo strategico, facciano di tutto per potersi collegare a quelle che sono delle linee guida che ormai saranno scritte su un atto che poi saranno gli azionisti della città metropolitana e quindi i comuni a dover validare. Ringrazio ancora tutti per il lavoro fatto e soprattutto per la grande partecipazione inimmaginabile ad oggi che abbiamo avuto nella preparazione di questo piano strategico. Grazie a tutti. Grazie mille a lei, consigliere. Procederei con la parte relativa proprio alla restituzione di quanto emerso durante questo percorso di redazione e coinvolgimento degli attori territoriali per l'elaborazione del PUMS, con il primo intervento dei due previsti, quello a cura di Stefania Ravazzi, coordinatrice dell'attività di consultazione e coinvolgimento del territorio. Stefania, se ci sei, accendi pure il microfono. Eccoti, ti vediamo. Grazie Alberto, mi sentite? Sì. Ok, provo a condividere lo schermo dello schema generale di tutto il processo che abbiamo condotto fino a qua, vediamo se ce la faccio. Riuscite a vedere? Sì, lo vediamo. Allora, adesso lo ingrandisco perché... Sì, sì. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Cercherò di essere breve, insomma, 10 minuti... che ho a disposizione, li dedicherò principalmente a ripercorrere un po' tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso e poi, se mi consentite, farò qualche considerazione finale lasciando poi ovviamente la palla a Matteo Romiglio. Allora, il percorso che diciamo è partito grossomodo a settembre e che è arrivato adesso agli inizi di dicembre è raffigurato in questa figura che vedete qua. Io adesso ingrandisco leggermente le fasi perché così tiriamo un po' le fila e cerchiamo anche di capire dove sta quell'aspetto, diciamo, del rigore metodologico di cui parlava il consigliere delegato di Vita. Allora, noi abbiamo organizzato, e sicuramente buona parte di voi avrà preso parte, il percorso di accompagnamento, di progettazione di questa, diciamo, di questa bozza di documento di piano strategico in due fasi. Le vedete qui. Abbiamo chiamato la fase forum, la prima fase, quella sostanzialmente di ascolto, di raccolta del maggior numero possibile di punti di vista, e la fase convergente che invece diciamo, ha caratterizzato l'ultima parte del nostro percorso. Allora, la fase forum è stata caratterizzata da diversi canali. Un primo canale, possiamo dire, è stato un canale di coinvolgimento dialogico di tutti gli attori del territorio. È iniziato con una batteria di interviste a degli stakeholder qualificati,
che comprendevano un po' le categorie sociali che vedete elencate lì sotto, più gli esponenti, diciamo i portavoce, scusate, delle zone omogenee. Ciascuno di questi step ha prodotto dei documenti che noi abbiamo sempre condiviso con tutti i partecipanti in modo che ci fosse la massima trasparenza su tutto il processo. Quindi vedete quelle, diciamo, quei quadratini, quei rettangolini in verde acqua, mostrano proprio, diciamo, i documenti che noi abbiamo prodotto, i report che abbiamo prodotto, che sono stati condivisi con tutti. Le interviste agli stakeholder qualificati hanno prodotto un documento che abbiamo chiamato Guida alla discussione, che conteneva, diciamo, i problemi del territorio metropolitano così come, diciamo, articolati e inquadrati da questi stakeholder principali. Questa guida alla discussione è servita per far partire, diciamo, per strutturare le discussioni in 11 incontri territoriali che si sono svolti in ciascuna zona omogenea, a cui erano, come dire, invitati a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati del territorio che sentivano di avere qualcosa da dire sul piano strategico, su quello che avrebbero, insomma, sulle criticità del territorio e su ciò che si sarebbe dovuto fare nella fase successiva. Questi incontri hanno prodotto un report complessivo, ovviamente con i report specifici di ciascuna zona omogenea, e questo report conteneva che cosa? Tutti quei problemi prioritari che dai vari attori, dai vari soggetti che avevano preso parte a questi incontri venivano sostanzialmente condivisi sul territorio metropolitano e in particolare specificati per ogni zona omogenea. A partire da questo report, il gruppo di lavoro guidato da me che cosa ha fatto? Ha costruito la mappa, diciamo, ha ricavato una mappa delle criticità del territorio metropolitano e diciamo, a partire da questa ha delineato alcune principali linee di sviluppo strategico. Parallelamente a questo percorso di coinvolgimento dialogico, si sono svolti altre attività che sono state tutte propedeutiche alla fase successiva. Un gruppo di lavoro del Politecnico ha elaborato un'indagine, cioè ha costruito un'indagine socio-economica con un report molto articolato, molto lungo, che conteneva tutta l'analisi dei dati e anche una serie di analisi di fonti secondarie. Da questa indagine socio-economica è stata prodotta una sintesi che conteneva che cosa? Tutte quelle criticità del territorio che erano state evidenziate dall'indagine socio-economica in relazione al contesto circostante, quindi diciamo il nord-ovest anche in relazione al nord-est Italia, e in particolare anche con alcuni territori urbani comparabili. Parallelamente si è fatta anche un'indagine territoriale, un gruppo di lavoro ha, diciamo, elaborato, anche ha fatto un'analisi del territorio, sostanzialmente producendo soprattutto delle mappe con relative interpretazioni che avevano l'obiettivo, diciamo così, di ricostruire un po' gli elementi territoriali del nostro contesto metropolitano. Di questa indagine territoriale è stata fornita anche una sintesi che ricostruisce, diciamo, sintetizza le caratteristiche del nostro territorio, in particolare in relazione ad alcuni nodi infrastrutturali. E infine, lungo tutto questo periodo, diciamo di questa prima fase forum, è stato anche aperto un questionario disponibile sul sito della città metropolitana, un questionario aperto a tutti. In questo questionario c'erano due batterie di domande, alcune domande che riguardavano, diciamo, le opinioni sui problemi e sulle priorità strategiche del territorio metropolitano, quindi un po' qualcosa di un canale, diciamo così, a latere, rispetto alla fase dialogica, e una batteria di domande che aveva lo scopo di raccogliere suggerimenti per l'accompagnamento poi dei progetti che sarebbero stati, diciamo, formulati e inseriti nel piano strategico metropolitano. Quindi di fatto una serie di domande che riguarderà soprattutto l'attuazione di questi progetti. Naturalmente di questo questionario sono stati estrapolati i dati e sono state, diciamo, quello che abbiamo prodotto è stata una distribuzione di frequenze che ci è servita, diciamo così, ad aggiungere materiale su quello che avevamo raccolto anche attraverso gli altri canali. Aggiungo ancora che inizialmente non era previsto, ma poi in collaborazione con il Dipartimento dello Sviluppo Economico si è considerato fosse importante aggiungere anche questo canale. Abbiamo aperto anche un canale di
rivolto direttamente, diciamo, a coloro che in un certo senso o non avevano avuto la possibilità di partecipare agli incontri, diciamo, faccia a faccia online, oppure sentivano di dover ulteriormente contribuire con alcuni con alcune, diciamo, approfondimenti, con alcuni approfondimenti, si è creato questo canale parallelo attraverso, diciamo, la mail oppure attraverso il form che è stato caricato sul sito della Città Metropolitana di Torino, con cui chiunque poteva proporre dei contributi scritti, ok? Quindi presentando che cosa è arrivato, sono arrivate molte criticità sulle, diciamo, che identificavano contributi che identificavano criticità del territorio e anche contributi che davano già delle proposte. Di questo è stato, diciamo, costituito un repository, diciamo, un archivio. Tutto ciò è servito per fare che cosa? Per costruire quello che abbiamo chiamato, lo vedete le freccette, diciamo, le linee tratteggiate, tutti questi report e queste sintesi sono serviti a scrivere un position paper, lo abbiamo chiamato così. Il position paper è stato il documento base, la fonte principale con la quale sono stati strutturati gli incontri di discussioni della fase invece convergente. Questa fase convergente che cosa aveva di obiettivo sostanzialmente? Partendo dalle principali criticità evidenziate nel percorso precedente, in particolare dalle linee di sviluppo strategico che si erano delineate, lavorare attraverso dei tavoli progettuali che delineassero con più precisione alcune idee progettuali di massima da inserire nel piano strategico. La fase convergente è stata organizzata in due step sostanzialmente. Un primo step che ha visto la partecipazione degli attori del territorio in 21 focus group tematici che erano ovviamente stati costruiti a partire da quelle linee di indirizzo strategiche e che, diciamo, si sono sostanzialmente riuniti simultaneamente il 25 novembre. Parallelamente a questa fase abbiamo fatto anche tutta una serie di interviste di approfondimento su specifici temi. Naturalmente i focus group sono stati accompagnati da un report che conteneva che cosa? Sostanzialmente gli indirizzi strategici che erano emersi nei tavoli progettuali del 25 novembre, integrati però con una serie di informazioni e revisioni da parte degli uffici della Città Metropolitana di Torino, che ci hanno dato una grande mano a, diciamo, riarticolare bene e inquadrare molto bene i problemi in modo che fossero anche coerenti con i documenti di programmazione dell'ente. Infine, questo percorso progettuale si è concluso con il secondo step di 18 tavoli progettuali, adesso spero di non sbagliarmi con il numero, di 18 tavoli progettuali dove si è lavorato il 2 dicembre proprio alla delineare le idee progettuali significative che dovrebbero essere inserite nel piano strategico metropolitano. Anche gli incontri del 2 dicembre, anche questi tavoli progettuali sono stati accompagnati, moderati da una serie di moderatori e è stato prodotto un report che contiene molto molto dettagliato, che contiene tutte le idee progettuali che sono, diciamo, state sollevate e formulate dagli attori del territorio. Vedete le freccette si allungano? Il piano strategico metropolitano sarà, diciamo, dovrà essere una sintesi, un'integrazione fra che cosa? Fra questo report finale della fase convergente, che è sostanzialmente il prodotto di tutta la fase partecipativa, ma anche tenendo conto, ovviamente integrando che cosa? L'indagine socio-economica, l'indagine territoriale, quei contributi che sono stati... i contributi ovviamente stavano nel position paper, quei risultati del questionario che era aperto a tutti e che hanno a che fare con i suggerimenti per l'accompagnamento ai progetti. Questo è stato il percorso che buona parte, insomma, dei presenti, se hanno preso parte, sicuramente si ritroveranno e avranno condiviso. Io chiuderei, in questi pochissimi minuti che mi restano, Alberto, se ho ancora 2 minuti. Sì, certo, Stefania. Okay. Sì. Allora, adesso magari condivido la condivisione. Ok,
Allora, prenderei questi ultimi minuti per commentare brevemente le caratteristiche del processo, insomma un po' quello che abbiamo vissuto, prima di passare la palla a Matteo Roviglio. Io farei alcune considerazioni sulla complessità che abbiamo dovuto gestire. In particolare, ragionando un po' su tutta sull'esperienza di questi mesi, mi sembra di poter dire che abbiamo vissuto, e su questo ovviamente anche Alberto può confermare o smentirmi, però direi che le due principali dimensioni di complessità che abbiamo vissuto hanno riguardato che cosa? Questo, in primo luogo la complessità di tracciare delle connessioni tra percezioni, idee, spiegazioni molto diverse. In questo percorso hanno preso parte soggetti molto diversi, con prospettive non solo, come dire, specialistiche, ma proprio prospettive nell'inquadramento dei problemi molto diversi. Quindi la prima dimensione di complessità che abbiamo vissuto è proprio riuscire a tracciare queste connessioni e far sì che tutti si riconoscessero, diciamo, nei report che costruivamo, nei tavoli che venivano moderati e così via. La seconda dimensione di complessità è stata non lo so se ci siamo riusciti completamente, ma sicuramente il lavoro che adesso faranno Matteo Roviglio con il suo gruppo farà un passo avanti in questo senso, riuscire a integrare un po' quello che diceva il consigliere De Vita, cioè la realtà percepita dai soggetti del territorio con la realtà, possiamo dire, misurata, cioè la realtà misurata dagli esperti che interpretano i dati, dagli specialisti e dai tecnici che, come dire, hanno a che fare con delle procedure codificate, dei vincoli tecnici, eccetera. A queste due dimensioni di complessità, come dire, si innesta anche il problema che abbiamo dovuto gestire tutto questo in tempi molto contingentati, come spesso succede. Per gestire questa complessità, indubbiamente è stato estremamente rilevante l'interazione che abbiamo avuto con molta frequenza con il consigliere delegato De Vita e con il dottor Lupo del Dipartimento dello Sviluppo Economico e con i suoi collaboratori, senza i quali ovviamente non saremmo riusciti a tenere conto, abbiamo dovuto ritirare in una serie di passaggi per cercare, come dire, di essere il più possibile trasparenti, il più possibile in linea con quello che era emerso nel percorso. Se siamo riusciti a gestire queste dimensioni di complessità in modo proficuo, ovviamente sarete voi a giudicarlo. Quello che mi è parso è sicuramente questo, che tutti coloro che hanno preso parte al processo siano stati davvero al gioco. Quindi, come dire, va un ringraziamento proprio anche a tutti coloro che hanno partecipato. Sicuramente ci saranno stati dei momenti un po' complicati o di scetticismo, di perplessità, però vi ringrazio perché, insomma, tutti siete stati un po' al gioco, se vogliamo usare questi termini, e senza questa condizione di base essenziale non saremmo riusciti a portare avanti il lavoro. Quindi ci avete facilitato moltissimo. Quello che vi posso garantire e che, come dire, non solo io ma tutti i collaboratori che hanno preso parte alla gestione di questo processo hanno davvero messo in campo tutte le professionalità che potevano mettere, insomma tutto lo sforzo possibile è stato fatto. A questo riguardo forse direi che mi sembra molto importante ringraziare, forse l'unica persona che non ho ancora ringraziato pubblicamente, che è Alberto Cena. Quindi grazie Alberto, perché sei stato non solo il pilastro organizzativo ma anche proprio diciamo un pilastro in tutta la questione anche, come dire, cognitiva, nella gestione cognitiva di tutto il processo. Quindi davvero il mio ringraziamento pubblico va soprattutto a te. Naturalmente adesso il testimone, da qualche giorno, insomma dopo il 2 dicembre, il testimone è passato a Matteo Roviglio con il suo gruppo di lavoro, naturalmente in condivisione con tutti noi che abbiamo preso parte a questo percorso. E naturalmente adesso la responsabilità è quella di riuscire a tirare le fila, se vogliamo dire così. Però forse io chiuderei, diciamo, il mio discorso lasciando la parola a Matteo,
dicendo che forse il lavoro più complicato non sarà neanche questo, quello di, diciamo, riuscire a tirare le fila, a inquadrare tutto in un piano strategico che riesca a far sì che tutti i soggetti che hanno preso parte in fondo si riconoscano almeno nella visione complessiva, ma il lavoro più complicato sarà dopo, perché lo sappiamo tutti, la parte più complicata deve ancora arrivare, riguarda proprio l'attuazione del piano. Spesso sappiamo che i piani restano sulla carta, invece l'ambizione in questo caso dovrebbe proprio essere, proprio perché arriveranno anche delle risorse che consentiranno di, diciamo, di sostanziarlo, l'ambizione deve essere quella di non lasciarlo sulla carta, di far sì che, diciamo, come diceva Matteo, come disse Matteo l'altra volta, insomma, che questo piano abbia le gambe per poter andare avanti. Spero di non essere sforata troppo, Alberto. Era il caso, è il momento di restituzione, quindi penso che sia utile a tutti comprendere nei dettagli il lavoro che è stato svolto, ma poi anche a come si proseguirà nel dettaglio, seguendo tutto quello che è emerso. Quindi grazie mille a te soprattutto. Vado subito con l'intervento successivo a cura di Matteo Robiglio, coordinatore generale del gruppo di lavoro Full, Polito e Links a supporto della redazione del piano. Matteo, se puoi accendere il microfono. Bene, buonasera a tutti, grazie Alberto, grazie Stefania, grazie a tutti gli intervenuti e per la pazienza con cui avete seguito questa lunghissima carrellata di punti di vista sul territorio. A me tocca la responsabilità di tentare una sintesi e di restituire una sintesi che in qualche modo renda giustizia all'enorme lavoro collettivo che è stato fatto nella costruzione di questo piano, ma provi anche a darne una struttura estremamente semplice e leggibile. I piani strategici sono anche dei racconti, degli slogan, delle rappresentazioni collettive. Pensiamo a cosa è stato il primo piano strategico che ha costruito la cornice collettiva che ha reso possibile la trasformazione della Torino da post-industriale dagli anni 90 fino alle Olimpiadi, per citare un caso. Sono degli strumenti in cui spesso questa idea di trasformazione è perfino più importante delle singole righe che sono scritte. Come diceva Stefania, quindi l'attuazione assume un valore importantissimo. Abbiamo fatto tutto questo in un gruppo di lavoro molto vasto, di Full, di Links, del gruppo di Unito con Stefania, che si è occupata del percorso di condivisione, e con la struttura tecnica della città metropolitana, e l'abbiamo fatto, come ha detto Stefania, in tempi brevissimi. Contate che l'ultimo incontro propositivo è stato una settimana fa, e oggi proviamo a restituirvi un'immagine progettuale del futuro della città metropolitana. Ve la racconto con alcune pochissime slide e alcune immagini di futuro del territorio. Vediamo se riesco però a farlo avanzare, perché un momento di non funzionamento c'è sempre. Eccoci. Abbiamo ritenuto di riassumere tutto quello che ci è stato raccontato, quello che abbiamo capito e quello che abbiamo analizzato, prendendoci la responsabilità di tradirlo, traducendolo, in un'espressione: Torino metropoli aumentata. Si dice aumentata, come intendiamo realtà aumentata, quando uno strato di tecnologia, uno strato di digitalizzazione, uno strato di innovazione si aggiunge alla realtà dei paesaggi, dei luoghi che abitiamo, delle case in cui viviamo, senza modificarle profondamente nella loro natura fisica, ma modificando profondamente la nostra interazione con essa, individuale e collettiva. E quindi abbiamo immaginato che Torino metropoli aumentata sia una visione per la città metropolitana che proponga un cambiamento di paradigma in cui le infrastrutture di base generiche, generali, acquisiscono una nuova centralità rispetto a policy settoriali e mirate. Pensiamo che Torino metropoli aumentata possa proporre un'idea di innovazione ibridata, blended, come si dice, in cui l'hardware territoriale e il software sono sempre più integrati, e ci conforta che questo è il modo in cui in tutti i percorsi di condivisione, gli incontri partecipativi, gli attori del territorio ci hanno parlato del rapporto tra infrastruttura
e società, tra modi di uso del territorio e spazi fisici. Quindi il rapporto tra materiale e immateriale. Torino Metropoli Aumentata vuole orientare la trasformazione della città metropolitana in una direzione positiva, utilizzando quindi in modo complementare strumenti immateriali e infrastrutture materiali. Le seconde sono localizzate, gli altri sono disponibili idealmente ovunque sul territorio. Propone di superare la tradizionale opposizione tra una struttura territoriale reticolare che appartiene alla storia, perfino alla geografia di questa città metropolitana, alla sua storia del Novecento, una struttura radiocentrica, verso un radiocentrismo temperato, più forte di relazioni reticolari, ma soprattutto aiutato da questo strato aumentato a consentire un'accessibilità diffusa in senso allargato e uno scambio multidirezionale di esperienze, competenze ed economie tra i territori metropolitani. L'obiettivo è di garantire in qualche modo lo stesso sistema di diritti, di occasioni, di opportunità, di cittadinanza, di impresa, di servizio, di sviluppo personale, individuale, di comunità, appunto, nelle diverse parti del territorio, tenendo conto però della loro specificità territoriale. Ed infine, una parola che risponde in parte a quello che ha annunciato Stefania. Certo, molte delle cose che voi vedrete non sono strettamente nel potere della provincia, città metropolitana, il bisticcio tradisce, come ente, non ricadono nel suo compito, ma sappiamo che la città metropolitana, oltre al suo hard power, cioè quello in cui ha competenza, finanziamento, ha un grandissimo soft power, fatto di persuasione, di capacità di rappresentanza del territorio, di federazione delle esigenze dei suoi territori, di cui può farsi portavoce e attore primario, non in virtù di autorità, ma in virtù di autorevolezza. E quindi vediamo il passaggio successivo, i passaggi successivi molto rapidamente. Non riesco però a vedere, questo mi dispiace assai. Un momento, un problema di presentazione, oggi siamo stati... mi dispiace di farvi perdere tempo, ma ecco. Come si è costruito la struttura del piano? Questo diagramma racconta concettualmente la struttura del piano strategico a partire dalle letture del territorio e dall'ascolto del territorio che ci hanno restituito a sinistra dei vostri schermi una sfida globale, innanzitutto, di cui dobbiamo essere coscienti, che è trovare, è emerso già nelle parole di molti, in particolare dei tecnici dei settori che si occupano più direttamente di ambiente, la sfida di un nuovo equilibrio tra città, territorio, sviluppo e ambiente. Una situazione locale, unica, l'ha mostrata molto bene quella slide di Nicola Russi che faceva vedere la comparazione tra le diverse aree metropolitane delle Alpi. Abbiamo la più grande varietà territoriale e ci compariamo solo con quelli che sono alpini come noi. Abbiamo una congiuntura difficile fatta di debole attrattività, declino demografico, difficile transizione economica, aggravata dalla pandemia, e di conseguente rischio o già in atto accentuazione delle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali. È quella che abbiamo riassunto come metropoli diminuita, e Torino spesso si sente come metropoli diminuita, perduto, sta declinando. Abbiamo costruito e riassunto la domanda sociale emersa dal processo di condivisione in sei grandi questioni: la connessione, la possibilità di impresa, la qualità ambientale, la facilità di spostamento, l'accesso alla qualità della formazione, il diritto all'abitare e al benessere e l'accesso alla qualità ai servizi per la salute. Abbiamo riconosciuto alcune risorse territoriali, le competenze, la conoscenza, l'eredità produttiva, anche un'area dismessa può essere una risorsa, ma la capacità di fare di un territorio industriale è un'altra risorsa. Le nuove tecnologie come occasione in un territorio fortemente proiettato all'innovazione per storia e per attualità, la capacità organizzativa e la legacy territoriale. Abbiamo poi riconosciuto che radicalizzando di città metropolitana siano specifiche la presenza di un pieno, di un denso urbanizzato e di un grandissimo vuoto territoriale, non vuoto di relazioni e di vita, ma vuoto come caratteristica dello spazio. E abbiamo quindi immaginato che occorra lavorare uno sviluppo
che insieme valorizzi queste differenze territoriali e riduca le disuguaglianze attraverso una maggiore accessibilità in un caso, attraverso una organizzazione incentrata nell'accentuazione delle differenze potenziali all'interno del territorio per densificare il denso e mantenere libero, aperto il vuoto. Abbiamo ritenuto, d'accordo con Città Metropolitana, che gli assi del PSM dovessero corrispondere al Next Generation EU e al Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. Quindi una metropoli più produttiva, una metropoli che abbiamo chiamato super green, poi vi spiegherò perché, una metropoli più mobile, una metropoli più competente, una metropoli più uguale e una metropoli della salute. E di conseguenza abbiamo messo a fuoco quali potessero essere i fattori abilitanti che immaginiamo possano essere prodotti anche grazie alle risorse ingenti di NGU sul territorio, infrastrutture e servizi per il lavoro e l'impresa, per l'ambiente, la mobilità, la formazione, l'equità e la salute, con l'obiettivo di costituire un impatto considerevole nei prossimi 3 anni, ma in una legacy più lunga, e di costruire quella che abbiamo appunto chiamato la metropoli aumentata. Abbiamo riassunto per dirvi cosa intendiamo quando, come condizioni territoriali di questo territorio, le due condizioni estreme, quella di una città cuore metropolitano, che è la più verde tra le capitali italiane, tra i capoluoghi metropolitani, è quella che ha più metri quadri verde per abitante, ma di un territorio in cui l'insediamento è completamente immerso in un paesaggio di straordinaria bellezza. Queste due immagini riassumono per noi il potenziale della città metropolitana. Di questo vi abbiamo già raccontato, e quindi 6 linee di azione che corrispondono ai 6 assi: Torino metropoli più produttiva, Torino metropoli super green, più mobile, più competente, più uguale, e metropoli della salute. Cosa vuole dire? Li riassumeremo work in progress in un diagramma a stella come questo che vedete, che consentirà a tutti di comprendere facilmente le interrelazioni tra le diverse azioni. Il piano si articolerà in 6 assi, in 28 linee e in 110 azioni. Sembrerà moltissimo, ma è molto molto meno, e Stefania può esserne testimone, del straordinario contributo di d'azione che è venuto dal territorio e dal processo di condivisione che è stato strutturato in questi mesi, che oggi noi abbiamo l'obbligo e la responsabilità di trasformare e di portare a un livello comparabile a quello dei piani strategici delle grandi metropoli con cui Torino si compara. Non dico compete, perché è un'espressione che non mi piace a livello territoriale. Che cosa intendiamo con Torino metropoli più produttiva? Intendiamo una metropoli in cui ogni volta che mi muovo, ecco, in cui si riesca ad aumentare, grazie alla disponibilità di nuove tecnologie, la capacità di creare valore nei diversi comparti economici che formano la palette produttiva di questa città metropolitana e nelle diverse dimensioni di impresa, agricoltura, turismo, manifattura, servizi, commercio, pubblica amministrazione, attraverso una poderosa opera di trasferimento tecnologico, di digitalizzazione, di automazione, di costruzione di reti di impresa cooperative, di filiere, che consentano di attivare innovazioni di processo e di prodotto e di promuovere il territorio e le sue produzioni, arrivando ad aumentare l'offerta di occasioni di lavoro, di impresa, e infine l'attrattività del sistema metropolitano torinese per nuove iniziative di investimenti, quelle endogene e quelle che sapremo attirare dall'esterno. È un'occasione straordinaria, perché abbiamo la possibilità di trasferire la conoscenza che quotidianamente i centri di ricerca e le industrie più avanzate, i settori tecnologicamente più avanzati di questo territorio sono in grado e stanno costruendo all'insieme del suo territorio. Metropoli super green, questa è quasi una provocazione. Prima, ascoltando i colleghi delle divisioni ambiente, ascoltavo con grande interesse l'idea di queste aree di protezione che si ampliano. Ebbene, noi abbiamo l'occasione unica di mirare a costruire quello che potrebbe essere il più grande parco metropolitano del mondo. Abbiamo fatto qualche comparazione statistica. Se noi unissimo le aree protette effettivamente, come è già in costruzione nell'istrumentazione di PGTM, ad esempio, facessimo un passo più avanti e guardassimo all'intero del nostro territorio, alla sua parte non abitata, meno densamente insediata,
come un potenziale grande parco, saremo una volta e mezzo più grande del più grande parco urbano metropolitano del mondo, che è quello di Anchorage in Alaska. Un po' più facile farlo in Alaska che da noi. Questi sono elementi che possono apparire di puro branding o di invenzione di marchi, ma rappresentano anche delle mete potenziali e delle dilatazioni di possibilità di fruizione, muoversi in continuità dagli ambiti ambientali della collina agli ambiti ambientali delle Alpi, percorrendo le aste fluviali. E su questo strato, nell'altra accezione della parola green, aumentare la qualità ecologica dell'area metropolitana, ridefinendo tutti i suoi processi metabolici, la generazione dell'energia, la gestione dei rifiuti, il più possibile in forma circolare, in modo che le unità di produzione, le unità di consumo coincidano. Non entriamo adesso in dettaglio delle diverse azioni, ma contribuire in questo modo, attraverso azioni locali, a quella sfida globale posta dal cambiamento climatico, che è la prossima grande battaglia appena saremo usciti dallo stato pandemico in cui siamo ora. Ogni tanto mi si pianta e non capisco per quale ragione. Una metropoli più mobile. Abbiamo parlato molto di mobilità oggi, abbiamo una straordinaria occasione, credo, di ragionare sull'esistenza di uno servizio ferroviario che è metropolitano nel nome, che è metropolitano nella fruizione, e di dilatarne il potenziale guardando alla mobilità come servizio e facendo di ognuno di questi snodi uno snodo di proiezione di nuova mobilità sul territorio, tenendo conto di qualcosa che succede per la prima volta dall'inizio del Novecento, e che è la possibile modificazione dei cicli di rapporto tra lavoro e vita quotidiana. Noi abbiamo continuato dopo la fine della città fordista, vi ricorderete un bel libro di Arnaldo Bagnasco dell'inizio degli anni Ottanta su questo tema, a mantenere la struttura 5 giorni su 7, 8 ore al giorno, che contraddistingue l'organizzazione del lavoro dell'Europa post-bellica, dell'Europa industriale. Ebbene, questa pandemia ci ha insegnato che possiamo organizzare il lavoro in un altro modo, ma allora forse si dilatano i bacini di insediamento e si riapre la questione di una metropoli più abitabile proprio lungo le sue dorsali infrastrutturali. Perché se io considero che un bacino di pendolarismo non è più solo di un'ora, ma può essere un po' più ampio perché non lo percorro tutti i giorni, grazie a questa rete infrastrutturale la città metropolitana finalmente è quasi una. Ovviamente questo richiede operazioni di potenziamento, di inglobamento e di diffusione a scala territoriale delle occasioni di mobilità che questi nodi possono costituire. Metropoli più competenti. Abbiamo una straordinaria infrastruttura scolastica a cui manca la possibilità di essere efficace nella creazione di competenze per il lavoro. L'abbiamo detto più volte. Occorre investire su un rinnovo strutturale di questa infrastruttura, anche intervenendo sugli spazi della scuola in termini edilizi, ma facendone l'occasione per rivedere il modello spaziale della formazione, incorporando le sperimentazioni che tutti abbiamo fatto, compresa questa riunione in altre forme, con la didattica a distanza e ibridandole con la didattica tradizionale. Occorre soprattutto rafforzare nella formazione vocazionale, sia a livello di secondaria superiore, sia a livello universitario, innestando su corsi di laurea professionalizzanti che sono già in costruzione all'interno degli Atenei, una filiera che riduca la distanza tra la formazione e l'impresa e aumenti la proiezione di occupazione dei nostri giovani sia sul territorio metropolitano sia a livello globale. Occorre diffondere e promuovere anche la scolarizzazione precoce in un'ottica di equilibrio di genere e di accesso e di efficacia del sistema scolastico, e cambiare il rapporto tra scuola e territorio, facendo dell'infrastruttura scolastica una piattaforma multiservizi al servizio della comunità. Una metropoli più uguale, abbiamo detto oggi, l'accesso alle opportunità nell'area metropolitana è fortemente condizionato dal luogo in cui siamo. È possibile immaginare di promuovere uguali opportunità di sviluppo personale e di comunità nelle diverse parti del territorio metropolitano e per l'intera popolazione, rendendo l'intero territorio un luogo attrattivo per l'insediamento di residenti e di imprese in forme diverse. Possiamo introdurre e sostenere forme nuove di housing sociale anche nei territori che finora
non sono stati quelli del core metropolitano, dove si è concentrata la domanda di residenzialità di questo tipo e di residenzialità di comunità adatte alle specificità dei diversi contesti per riportare abitanti nei territori a demografia debole, la conseguenza di quella modificazione della temporalità di cui vi ho parlato prima, e sperimentare, perché no, forme di residenza duale che colleghino territori del core metropolitano con territori del ring, del bordo, dell'area esterna metropolitana, rafforzando i legami tra centro ed aree interne. E infine una metropoli della salute. Possiamo lavorare anche qui su uno strato di nuova tecnologia legata alla salute che sostanzi senza una differenza di qualità l'esigenza di accesso alla diagnosi e alle cure di primo livello sul territorio con la costruzione di un grande centro di eccellenza qual è quella che sarà la città della salute torinese, grazie alla possibilità di rendere tecnologico il rapporto con la medicina e di conseguenza di attenuare la differenza di accesso a prestazioni sanitarie, diagnostiche e di cure di lungo periodo sul territorio tra la periferia e il centro, tra quella che non vorremmo più chiamare periferia e non vorremmo più chiamare centro, ma vorremmo chiamare un'unica città metropolitana. Come vogliamo restituire questo? Lo vogliamo restituire in un documento che sarà un piccolo volume, in modo che sia qualcosa che possiamo portare dietro con noi, che conterrà le analisi, conterrà le letture del territorio, articolato in 6 capitoli, lo stato della metropoli, i principi, la visione, la strategia e le azioni, e che si è scritto, come ho cercato di fare in questa brevissima presentazione, in un linguaggio non tecnico, ricco di dati e rappresentazioni tecniche, che possa quindi essere raccontato da tutti noi che abbiamo partecipato alla sua costruzione, ai territori a cui apparteniamo, e che sia, questa è una battuta per alleggerire, in tasca e si possa leggere in treno, coerentemente con il modello di mobilità su cui tutti vorremmo ragionare. Vi ringrazio per la vostra attenzione. E non so se sono stato nei tempi, ma il racconto ha preso la mano. No, grazie mille Matteo. Ovviamente questa è la fase di restituzione, quindi è molto importante dare tutti i dettagli, i tempi in questo senso. Te sei stato perfettamente nei tempi, abbiamo un leggero ritardo che dipende poi dalle attività precedenti di aggiornamento del PTGM, quindi mi scuso io dando la parola alla sindaca metropolitana Chiara Appendino per questo leggero ritardo di 10 minuti rispetto a quanto inizialmente previsto, per le conclusioni finali. Sindaca, se è collegata, sì. Accendo pure il microfono. Eccoci. Buonasera a tutti e a tutte. Intanto scusatemi se non ho voluto intervenire all'inizio, ma ero presente, ci tenevo a intervenire in seguito a questa prima fase di illustrazione, perché ovviamente mi interessava ascoltare, anche se mi era già stato dato un feedback rispetto ai lavori fatti, ma ci tenevo a ringraziare perché anche da quello che ho sentito e il materiale che ci verrà trasmesso, credo che sia stato fatto un grande lavoro che sarà uno spunto importante, anche in qualche modo una linea guida per il futuro del nostro territorio metropolitano. Io penso, come avevo detto quando ero intervenuta all'inizio dei lavori, ormai non so collocarlo nel tempo perché col Covid è difficile collocare nel tempo, ma credo sia ormai più di un mese fa, ho detto e ritengo anche alla luce di quello che ho sentito oggi che sia un'occasione storica, perché si inseriscono una serie di situazioni tali per cui rendono questo lavoro che stiamo facendo, e so che c'è stato un contributo molto importante, come è stato raccontato da molti attori che ringrazio, pubblici e privati, che questo lavoro che si sta facendo, che non sono solo strategie appunto, ma sono poi anche assi di intervento e azioni specifiche, sia perfettamente allineato sia nei tempi sia nell'opportunità di finanziamento nel quadro che stiamo vivendo. Cosa voglio dire? Intendo dire che la città metropolitana si è dotata di 3 strumenti di governo coordinati e concertati, che sono quelli di cui, come dire, avete discusso. Quindi abbiamo il piano strategico, che è quello che stiamo elaborando, abbiamo il piano urbano per la mobilità sostenibile, che deve essere evidentemente coordinato, e abbiamo il piano territoriale generale metropolitano. Questi 3 strumenti garantiscono nella loro azione di coordinamento che si sta facendo di far sì che poi le risorse che vengono stanziate siano coordinate, siano utilizzate al meglio, proprio per garantire che le politiche che vengono attuate portino a una serie di risultati che sono poi quelli che abbiamo e sono stati delineati.
Non è indifferente, come è stato detto, ed è molto opportuno che gli assi di intervento siano allineati agli assi strategici di intervento di Next Gen European, cioè nei fondi europei sostanzialmente, perché è evidente che noi siamo in un contesto in cui stiamo programmando in modo strategico e coordinato e partecipato con tutti i territori e con i vari stakeholder della città, consapevoli del fatto che noi non possiamo agire su, parlo come ente pubblico ovviamente che rappresento, su tutti quei soggetti, ma che dobbiamo interagire con tutti quei soggetti affinché quelle risorse, anche per quello che definisce poi l'Unione Europea in un mix di pubblico e privato, creino una leva maggiore e possono quindi avere l'effetto sperato, che poi sono quei sei assi di intervento che sono stati identificati proprio prima di queste mie parole. Quindi il fatto che abbiamo strumenti strategici di coordinamento, risorse in arrivo dal punto di vista europeo molto molto importanti, che dovremmo essere in grado di ottenere e anche di spendere insieme, ripeto, a tutta una serie di soggetti con cui dobbiamo fare leva rispetto a quelle risorse, e il fatto che avvenga nel momento in cui la città metropolitana deve rivedere il suo piano strategico e sta anche programmando il suo bilancio triennale. Quindi è veramente, come dire, un'occasione molto importante. Io condivido ovviamente quello che è stato detto, cioè noi abbiamo, è stata fatta un'analisi adesso in modo molto breve, ma è evidente che come territorio abbiamo dei punti di debolezza, quindi il tema ad esempio dell'invecchiamento della nostra popolazione, il tema anche della diminuzione della popolazione stessa, che è un indicatore importante di attrattività di un territorio, il tema dei giovani, il tema delle disuguaglianze, che poi è conseguenza, no, di questo, di questa, come dire, impoverimento del nostro tessuto sociale economico. Dall'altra parte sono emersi quei punti di forza che sono stati, come dire, raccontati, che stanno nella nostra diversità, cioè una città metropolitana che tiene insieme una città e più di 300 comuni, anche molto diversi tra loro, penso ovviamente alle montagne, ma sta anche comunque nella nostra eccellenza, che sono contenta che sia stata in qualche modo raccontata, anche se brevemente, universitaria e di capacità di formazione. Ora la sfida è tenere insieme lo sviluppo materiale e lo sviluppo immateriale. Io penso che quello che sta emergendo vada molto anche nella direzione di quello che abbiamo iniziato a fare come territorio, anche fuori dal Comune di Torino, penso a Grugliasco, insieme al governo, insieme ai sindacati, insieme alle imprese, eccetera, cioè dei distretti dove devi costruire degli spazi. Penso ad esempio a quello che si sta cercando di fare a TNE, quindi Mirafiori, parlo di Torino, ma potrei parlare di Grugliasco, dove c'è un'altra cittadella che sta emergendo, dove si tiene insieme la filiera, come dire, della formazione, che è una formazione sempre più continua, quindi non è che esci dagli studi e hai finito, con la piccola impresa, con la grande impresa, in un'ottica di una filiera di competenze che vede una parte materiale e una parte immateriale. Quindi io penso che adesso la sfida, e chiudo, che noi abbiamo grossa e importante, è essere capace di intercettare nei sei assi, 28 linee e più di 100, se non ricordo male, 110 azioni che sono state identificate. Dobbiamo essere capaci di intercettare i fondi europei sui sei assi, quindi la digitalizzazione, la rivoluzione verde, le infrastrutture, l'istruzione, la formazione, l'equità sociale, di genere, territoriale e la salute. E nell'intercettare questi fondi abbiamo anche la sfida, e chiudo, rispetto a quello che è l'effetto della pandemia, che ha cambiato e cambierà inevitabilmente alcune nostre modalità di vivere le comunità urbane in senso ampio. Pensiamo solo al tema del lavoro, non solo come cambieranno le forme di lavoro, ma anche come noi abbiamo imparato in qualche modo a lavorare. Questo incide sulla mobilità e quindi incide su il disegno delle nostre comunità urbane, le città, ma anche i piccoli comuni, che possono essere più attrattivi, perché penso ad esempio all'effetto smart working, che ovviamente richiede un investimento importante in infrastruttura con la banda larga, ma penso a come possa essere più attrattivo anche un comune più piccolo nel momento in cui si costruisce un'altra modalità di lavoro. Ecco, tutte queste sfide cadono sostanzialmente insieme. Cosa dobbiamo essere bravi a fare noi, come dire, responsabilità politica, ma anche istituzionale, dettare, segnare delle priorità affinché questi sei assi, queste 28 linee e queste 110 azioni evidentemente non rimangano sulla carta, che significa che non sarà possibile sicuramente farle tutte 110 subito, ma sarà certamente possibile, sarà necessaria una definizione del piano strategico e in particolare nel piano triennale di bilancio e quindi delle opere e quindi, come dire, la nostra azione programmatica più importante, quella che decide dove finanziare e che cosa finanziare, che ci sia
una conseguenza e una linearità rispetto al percorso che è stato fatto oggi. Quindi non sarà semplice, è inutile negarlo, perché la cosa più difficile poi, e me lo raccontate voi, me l'avete raccontato anche al primo intervento la scorsa volta, è trasformare i piani strategici in azioni reali, concrete e pragmatiche, quindi non lasciarli, come dire, dei volumi di carta, e questo credo che sia l'impegno che ci dobbiamo prendere noi come territorio, con tutti i sindaci e con tutti coloro che hanno in qualche modo lavorato e dato il proprio contributo rispetto a questo importante, non mi sento di dire un primo passo, ma un ulteriore passo rispetto a un maggior coordinamento e una maggior capacità di individuare appunto le priorità e convergere tutti su quelle, che significa risorse, ma anche evidentemente proprio il coordinamento delle politiche di tutti gli attori che hanno un ruolo importante sul nostro territorio. Quindi grazie e ringrazio ovviamente tutti coloro che sono messi a disposizione e che ho organizzato. È stato importante per noi avere dei soggetti terzi che ci accompagnassero e credo che sia stato un valore aggiunto, perché anche tutti noi abbiamo imparato dei pezzetti e penso che questa esperienza sia un'esperienza che, al di là di come poi verrà definito appunto questo piano pluriennale nell'ambito del nostro bilancio, sarà un'esperienza che ci porteremo dietro al di là delle appartenenze politiche, perché la forza di questo percorso sta proprio nell'aver identificato una serie di priorità, una serie di azioni, coordinandoci con tutto il territorio e con tutti gli attori coinvolti. Quindi penso che sia una guida importante e sono certa che tutti noi faremo la nostra parte per cercare di trasformarle in azioni concrete, reali, che poi avranno l'impatto territoriale così come è stato raccontato. Grazie anche ai miei uffici che hanno coordinato il tutto, e grazie ovviamente a tutti coloro che appunto hanno accompagnato questo importante percorso. Grazie mille Sindaca. A questo punto siamo in chiusura di questo appuntamento dedicato alla restituzione del Piano Strategico Metropolitano 2021-2023. Permettetemi di accodarmi anch'io i ringraziamenti a tutti i partecipanti, abbiamo avuto in media 300 partecipanti ad ogni incontro, quindi grazie mille di averci seguito, di aver contribuito attivamente in tutti gli appuntamenti. Grazie ovviamente al gruppo di lavoro, a tutto il Dipartimento del Dottor Lupo per la pianificazione strategica. Permettetemi di ringraziare particolarmente anche tutti quelli che non si vedono, ovvero la regia tecnica che ha permesso di collegarci, perché loro sono quelli che non si vedono mai, ma poi in realtà sono la base da cui si deve partire, quindi questi ragazzi che mi hanno aiutato nell'accogliere tutti voi negli appuntamenti che ci sono stati. Grazie ancora, una buona serata a tutti. Arrivederci a tutti, saluti. Grazie, arrivederci. Buona serata, arrivederci. Arrivederci, buona serata. Grazie. Grazie, buona serata. Arrivederci, buona serata a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera, salve. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Buonasera, arrivederci, grazie.